Caro amico, ora lei ha davanti a sé il fonografo stereofonico di selezione da Reader's Digest. Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto dono: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi della stereofonica. Cominciamo con il primo esempio. Lei è abituato ad ascoltare un treno in corsa con la normale tecnica riproduttiva all'incirca in questo modo. Con la nuova tecnica stereofonica potrà ora ascoltare lo stesso rumore come viene da lei realmente percepito quando un treno le passa davanti. Sperimentiamo ora un analogo esempio su una pista per birilli. Prima udrà il rumore come l'ha sentito finora, cioè monofonico o monoaurale. In riproduzione stereofonica, lei udrà invece con massima chiarezza e distinzione la bocca a sinistra e viceversa. Ed eccovi un rumore assai noto, quello di una partita di ping, l'avete sempre ascoltato finora. Quindi in riproduzione stereofonica. Può udire distintamente la pallina di celluloide rimbalzare alternativamente una volta a destra e una volta a sinistra. A questo punto lei potrà osservare che con i rumori tutto va bene e funziona egregiamente, ma si chiederà quale effetto fa l'ascolto della musica. Naturalmente siamo preparati alla sua domanda e le diamo subito un paio di esempi musicali. Specie in questo caso potrà rilevare la sorprendente differenza fra la riproduzione monoaurale e quella stereo in questo fonografo costruito appositamente per la stereofonia. Ecco alcune battute di un Dixieland monofonico e quindi monoaurale come lo ha ascoltato finora. E adesso faccia attenzione. Prima mi ha sentito da sinistra e ora la mia voce le giunge da destra. A questo punto ascolterà di nuovo la stessa esecuzione di Dixieland. La tromba ora è a destra, il pianoforte e il sassofono a sinistra, mentre gli strumenti ritmici si trovano al centro. L'ampia gammografo le fa rilevare questo fenomeno con la massima chiarezza e distinzione. A questo punto le vorremmo ancora offrire un esempio della compiutezza raggiunta da questo fonografo nella riproduzione sonora. Nell'intermezzo che segue, suonato da un'orchestra melodica, è integralmente contenuta tutta la gamma delle frequenze acustiche.